Le prime strade tratturali della transumanza si costituirono in modo spontaneo coprendo distanze a breve raggio. Erano probabilmente già segnate in epoca preistorica nelle terre del bacino del Mediterraneo. Se ne ipotizza l'esistenza in Italia, Spagna e Francia. Le testimonianze documentali più vetuste sull'esistenza dei tratturi risalgono al VI secolo a.C. Queste erano contenute in iscrizione rinvenuta presso Termoli, che riferiva di un percorso costiero. A queste epigrafe, in ordine temporale, segue un cippo datato I secolo a.C., riguardante il tratturo Centurelle-Montesecco. Nel centro urbano del paese di Sepino, un'iscrizione redatta tra il 169 ed il 172 d.C., apposto sul concio di una porta, tramanda l'avvenuto contrasto fra le autorità locali e gli appaltatori privati di greggi imperiali, risolto dall'intervento del prefetto del pretorio. Ulteriore testimonianza è fornita da un elemento lapideo di epoca romana, attualmente conservato presso la sede del Museo Civico di Sulmona, che riproduce nelle figure del suo basso rilievo uno spaccato della vita dell'attività pastorale durante il trasferimento del bestiame. Siamo nell'azienda agricola di Angelo Cappabianca, situata in Contrada Solagne, numero 1, a San Giacomo degli Schiavoni. Ecco il signor Angelo, benvenuto Angelo. Raccontaci la storia dell'azienda. Io con l'azienda sono partito 10 anni fa come uno scherzo. Poi sono partito con pochi capi di caprini e ho aumentato man mano. Adesso sono al 10° anno, abbiamo incrementato piano piano, ponderando e valutando la situazione, prima con 10, poi con 20, poi adesso ne sono arrivati a circa 500 animali. Però c'era un grande problema, che non c'era la possibilità di vendere, e allora ho dovuto inventarmi o pensare come fare, e ho iniziato con un camion negozio e andando vendendo a Termoli vicino e nei paesi d'intorno. Automaticamente non ero conosciuto, mi sono fatto la stagione a Campomarino, Lido, e ho avuto ottimi risultati, e man mano stiamo crescendo con l'azienda. I nostri prodotti sono mozzarella, soprattutto formaggio di capra, caciocavallo e tutti i latticini. Facciamo un po' di formaggi morbidi e via facendo stiamo crescendo ed imparando coi vari problemi che ci sono giornalieri. Angelo, a questo punto ci vuoi mostrare i tuoi prodotti? Certamente, abbiamo un ottimo caciocavallo che è di una squisitezza e di una bontà che non vi potete immaginare. Adesso facciamo assaggiare un pezzettino pure alla signorina e ai nostri operatori. Prego. Ok, grazie. Fagli sentire i profumi e i sapori. È buonissimo, confermo. Va complimenti, bene. Complimenti Angelo. Questo è il cavallo occhiellato e saporito dei nostri prodotti. Poi abbiamo il nostro formaggio di capra, che è il nostro cavallo di battaglia, e la ricotta di capra. Questo è il formaggio di capra. Nello stesso modo lo facciamo assaggiare alla signorina. Troppo gentile. E nello stesso modo la voglio conquistare coi formaggi. Non so se ci riesco. Questi sono i formaggi di capra. E glielo facciamo assaggiare. Prego. Grazie. Sentiamo la buongustaia. Buono. Buono? Non avevo mai assaggiato un formaggio di capra, ma allora, veramente merito. Delle speranze. Complimenti. Perché speranza vive, disperato muore. Adesso ti faccio assaggiare un pezzettino di ricotta di capra.
Così ti faccio tutto cicci e brufoli. Grazie, grazie. Buonissima. E Davvero. abbiamo del pecorino, delle forme di pecorino stagionate. Eccole qua. Questo ti dovrei offrire un piatto di pasta. Angelo, noto che ci hai portato due ospiti speciali. Ilenia, ti ho voluto fare una sorpresa e ti ho portato due maialini. Che meraviglia! Ma quanto hanno? Hanno 2 settimane. Oh, che dolci! E adesso ti facciamo fare la foto, Ilenia, pure con l'agnellino. Grazie. Signor Angelo, lei alleva gli animali allo stato semibrado, giusto? Sì, giustissimo. E ci può spiegare come funziona il pascolo? Il pascolo, gli animali escono la mattina alle 6, tornano a casa per le 10, si riposano, si rinfrescano un pochettino, gli diamo da bere e poi verso le 4 riescono di nuovo fino all'imbrunire. In questo momento, signor Angelo, quali animali abbiamo al pascolo? Abbiamo delle capre sane e camosciate prettamente da latte e abbiamo delle lacon lo stesso da latte che ci producono i nostri formaggi, ecco perché sono così saporiti. Ringraziamo tutto lo staff e speriamo che il nostro Molise, che non viene mai citato, abbiamo una finestra nel mondo. Dal territorio rurale ci spostiamo alla zona artigianale di San Giacomo degli Schiavoni. Siamo in compagnia del co-titolare dell'Officina Sarchione, Mirko. Benvenuto, Mirko. Raccontaci un po' la tua storia professionale. Salve, buongiorno. Allora, l'attività parte da Termoli, l'ha fondata papà 27 anni fa giù a Termoli e poi ci siamo trasferiti qua. Io ovviamente ho seguito le sue orme, essendo il primo figlio, quindi ho seguito le sue orme già da quando avevo 6 anni. Abbiamo iniziato a lavorare lì insieme, ho finito le scuole, appena finito le scuole abbiamo iniziato qui a lavorare. Quindi ci siamo trasferiti qua a San Giacomo, siamo l'unica attività della zona che offre questi servizi di riparazione autovetture, tagliandi dal primo tagliando in garanzia in poi. E da quando siamo qua, papà prima stava già a Termoli ed era troppo caos. Siamo venuti qua a San Giacomo, un paesino tranquillo, lo spazio ce l'abbiamo a disposizione, stiamo tranquilli e offriamo, vi ripeto, questo servizio alla comunità. Ci è voluto un po' di tempo per prendere piede con le persone qui perché non ci conoscevano, giustamente venendo da Termoli non sapendo chi eravamo. Però piano piano, piano piano abbiamo preso piede, adesso siamo una bella realtà qua a San Giacomo degli Schiavoni. Quindi abbiamo preso piede e ci siamo integrati abbastanza bene. Mirko, raccontaci nello specifico quali sono i servizi che offrite ai vostri clienti. Allora, come dicevo prima, partiamo sia dal primo tagliando in garanzia per quanto riguarda messa a punto e tagliando e il resto, poi offriamo servizio di ricarica aria condizionata, sia il primo gas, sia i gas nuovi fluorurati. Abbiamo fatto corsi per prendere i patentini per poter utilizzare quei gas là.
fino alle riparazioni più semplici a quelle più complesse. Quindi partiamo dalla riparazione di un cambio di pasticche alla sostituzione di una frizione, rifacimenti di motori. Quindi copriamo una vasta gamma di macchine, quindi la maggior parte del parco macchine su tutta la riparazione dell'autovettura, sia per quanto riguarda la meccanica che per quanto riguarda l'elettronica. Per quanto riguarda carrozzeria, gommista, non ne facciamo, facciamo soltanto riparazioni meccaniche ed elettroniche, a livello sia di taglianti sia di riparazioni. Mirko, perché hai scelto di sponsorizzare il progetto Scopri il Molise? Niente, prima di tutto perché è un territorio, un paese tranquillo prima di tutto, è un territorio che comunque deve essere valorizzato. E io come attività produttiva per quanto riguarda le riparazioni delle autovetture, sia a livello, come dicevo prima, meccanico e elettrico, è un servizio che diamo sia al cittadino sia al turista se viene qui in paese, che ovviamente deve sapere che se rimane in panne con la macchina può avere questo servizio qui di riparazione. L'unica cosa che non abbiamo a disposizione è il servizio di soccorso stradale, quella è l'unica cosa, se no, altrimenti per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, quindi anche la riparazione dell'auto, fa parte del comune di San Giacomo. Quindi era giusto integrarci anche noi con questo progetto qui. Siamo in compagnia di Pasquale Sarchione, papà di Mirko, nonché altro cotitolare dell'Officina Meccanica Sarchione. Bene, Pasquale, ci racconti quella che è la sua esperienza professionale? La mia esperienza professionale da quando ero ragazzo, ho iniziato a lavorare a 15 anni, ora ne ho 65, ho fatto una vita, ho lavorato qua in Italia, sono stato in Germania, poi ero in Germania, sono tornato, ho fatto un po' di officine in giro qua, ho fatto un po' di esperienza, sono stato a Basta, alla Ford, insomma ho fatto un po' di movimenti lì. E dopo alla fine ho fatto il militare, ho deciso di aprire l'officina a Termoli e poi mi trovo qui. Questo è tutto. Ringrazio l'amministrazione comunale, il Comune di San Giacomo e anche voi che vi state dando un po' da fare. Per migliorare un po' sto territorio, dai. Siete in gamba. Grazie. Siamo in compagnia di Roberto Trivelli, figlio di Valerio Trivelli, titolare dell'azienda Metano Impianti Molise. Bene, benvenuto Roberto. Grazie. Da quanto tempo siete attivi nella zona artigianale di San Giacomo degli Schiavoni? Allora, la sede di San Giacomo degli Schiavoni della Metano Impianti Molise viene stabilita nel 1999, quindi ormai sono parecchi anni che siamo attivi sul territorio di San Giacomo. Bene, Roberto, di cosa si occupa l'azienda, sia a livello produttivo che a livello dell'erogazione dei servizi? Allora, Metano Impianti Molise è specializzata nella progettazione, costruzione e vendita di stazioni per la decompressione e la misura del gas metano e di apparecchi a pressione, sempre relativi allo stesso, diciamo, indirizzo produttivo. Allora, l'azienda nasce nel 1989 sulla città di Termoli e fino al 99, 1999 opera tramite l'officina e gli uffici del comune di Termoli, dopodiché nel 1999 è nata invece l'altra sede, quella attuale, che è oggi qui a San Giacomo degli Schiavoni, dove siamo tuttora con molta soddisfazione. Attualmente quanti sono i dipendenti che lavorano per l'azienda Metano Impianti Molise? Attualmente in totale fra amministrativi, operai e resto del personale siamo in 37. Dunque, la realtà produttiva più grande della zona artigianale di San Giacomo degli Schiavoni, giusto? Certo, e questo è motivo per noi di orgoglio, ovviamente, essere riusciti a creare una realtà produttiva in una, diciamo, in un comune così piccolo, insomma, ce ne facciamo vanto. Ci troviamo all'interno dell'opificio, della zona di produzione della Metano Impianti Molise. È qui che la costruzione avviene dai progetti e disegni del reparto progettazione, qui si procede con le varie postazioni di taglio, di pulizia del materiale e successivamente si passa alla parte vera e propria di assemblaggio, saldatura, collaudo,
e infine verniciatura, finché non abbiamo il prodotto completamente finito e pronto per essere consegnato al cliente. Roberto, qual è il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Allora, io mi occupo principalmente di sicurezza, però nello specifico di gestione ambientale e gestione dei rifiuti. E per questo motivo sono molto contento che siate venuti qui da noi, perché l'argomento ambiente mi sta molto a cuore e soprattutto la tutela dell'ambiente. Allora, Scopriamolise è un progetto nuovo che per la prima volta si sta realizzando sul territorio di San Giacomo degli Schiavoni. Cosa ne pensi? Sono innanzitutto molto contento che una realtà circoscritta come San Giacomo degli Schiavoni venga, diciamo, presa in considerazione per questo progetto. E inoltre il nostro intero bacino del Basso Molise sicuramente ha bisogno di essere riqualificato, rivalutato, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista storico-culturale. Quindi ben vengano tutte queste iniziative, questi progetti che sono ambiziosi, ma sono convinto che con insomma, il duro lavoro e la penetrazione di tutti possano portare grandi risultati. Ringrazio tutta l'amministrazione del Comune di San Giacomo degli Schiavoni per aver patrocinato il progetto Scopriamolise e l'associazione Termoli Wild per l'abnegazione e il duro lavoro che svolge tutti i giorni. In Italia, l'intrecciarsi di vie armentizie, stimato intorno a 3.100 km, si rivela nei territori delle regioni centro-meridionali. Le loro piste erano percorse nelle stagioni fredde in direzione sud, verso la Puglia, dove esisteva, presso la città di Foggia, la Dogana delle Pecore, mentre nei mesi caldi le greggi percorrevano il percorso inverso, tornando ai pascoli montani dell'Appennino centrale, dove la pastorizia era invece regolata dalla doganella d'Abruzzo. L'intero apparato tratturale si origina nelle zone montane più interne dell'area abruzzese e si conclude nel Tavoliere delle Puglie. Lungo i percorsi si incontravano campi coltivati, piccoli borghi dove si organizzavano le soste, dette stazioni di posta, chiese rurali, icone sacre, pietre di confine o indicatrici del tracciato.